ha letto il romanzo omonimo di Joyce Carol Oates non potrà approcciarsi alla visione di Blonde cercando un convenzionale biopic o un semplice resoconto della vita di una delle più grandi dive della storia del cinema, Marilyn Monroe. Come vedremo in questa recensione di Blonde, il film di Dominic si libera dei dettami narrativi più classici, trasportando lo spettatore nella mente della sua protagonista, raccontandoci la storia della sua vita attraverso la sua prospettiva, attraverso la sua personale percezione della realtà e la sua emotività. Non vi aspettate quindi il classico film biografico, perché la vita di Marilyn Monroe che scopriamo nel film ha i contorni di una tragedia. L'ascesa al successo corrisponde a un progressivo sprofondare all'inferno, inferno che ha però origine nella sua infanzia, nel rapporto con una madre mentalmente instabile e con un padre che non ha mai conosciuto. Diventata adulta e iniziata una carriera da modella per riviste, Norma, che ormai è conosciuta come Marilyn Monroe, cerca di sfondare come attrice. Ogni piccolo passo avanti è però dovuto alle buone parole di produttori e personalità dell'industria, che pretendono però in cambio molto di più che la sua mera gratitudine. Per parlare del film di Andrew Dominic non possiamo ignorare il tema del doppio. La protagonista è sia Norma Jean che Marilyn Monroe, una spaccatura tra identità pubblica e privata che a tratti si fa più sfocata, altre decisamente più netta. Per trasmettere allo spettatore un dualismo così persistente, il regista decide di fare uso di diversi formati cinematografici che tagliano a più riprese lo schermo e di passare spesso dal colore al bianco e nero. In questo modo la Marilyn creata nello schermo straborda continuamente nella vita di Norma Jean, permettendoci anche di capire come lei percepisce se stessa, un essere ibrido tra le due identità, e come la percepisce il resto del mondo che la conosce solo attraverso i suoi film. Chi delle due è la vera Marilyn? Nessuna delle due ed entrambe, un'identità frammentata che incontriamo in sequenze in cui la realtà si mescola alle diverse esistenze che la donna viveva sul grande schermo. Ma la fantasia nella messa in scena non si limita a questo. Il film infatti è costellato di sequenze dal grande impatto visivo. Blonde è un film ricchissimo, fatto di scene di enorme potenza che ci guidano nella vita e nella mente di una donna estremamente tormentata, costringendoci a percepire la realtà esclusivamente dalla sua prospettiva e facendoci così provare il suo medesimo dolore. Ana de Armas risplende nel ruolo di Marilyn Monroe, diventando tutt'uno con la diva e dando umanità e spessore a Norma Jean. L'attrice cubana adotta le movenze e il tono di voce di Marilyn, ne assorbe i manierismi e dà vita a tutto quello che Marilyn era dentro e fuori lo schermo, trasformandosi in lei, ma senza farsi mai sovrastare completamente. L'attrice riporta in vita un personaggio che nel nostro immaginario non morirà mai, ma della cui morte, come spettatori, quelli di oggi come quelli di allora, veniamo ritenuti responsabili, mentre osserviamo passivamente la tragedia di una donna che è stata costretta nel ruolo di oggetto del desiderio e che per questo ha finito per perdere se stessa.